La piccola Casa della Misericordia svolge diversi servizi e negli ultimi anni devo dire che diverse sono state le esigenze alle quali andare incontro, diversi bisogni manifestati, raccolti dal centro d'ascolto che giornalmente presta la propria attività. Prendersi cura, soprattutto curare tra queste esigenze, curare quello che è il corpo. A volte la gente non ha neanche il tempo di prendersi cura di se stessi ed è proprio da questa esigenza che è sorto il progetto inaugurato e realizzato dell'ambulatorio medico diocesano dottor Franco Bignici, che vede la collaborazione di diversi medici specialisti che ogni settimana prestano la propria attività gratuitamente, le proprie consulenze gratuitamente. L'esperienza del volontariato all'interno della piccola Casa della Misericordia è un sì ripetuto e dichiarato, un sì a quell'opera che comunque è stata veramente voluta dal Signore e è finalizzata a realizzare il suo sogno. La piccola casa è operativa da 6 anni nel territorio di Gela e nasce da un'idea data direttamente dal Sommo Pontefice, al nostro sacerdote, Don Pasquale di Dio. Ed è nata per dare alla gente un luogo dove fare esperienza della misericordia. Gesù ci ha detto cosa noi dobbiamo fare per il prossimo e ci ha detto inoltre che qualunque cosa noi facciamo agli altri è a Lui stesso, nella sua persona che noi lo facciamo. Sicuramente la piccola casa non è stata mai pensata come un posto dove ricevere solo un sussidio dal punto di vista materiale come alimento, vestiti, quello va bene. Ma fin da subito abbiamo pensato a un percorso di reinserimento sociale per i nostri fratelli poveri, perché pian piano questa struttura che li ha accolto, pian piano li deve accompagnare verso il reinserimento nella società. Personalmente debbo tutto ai poveri, debbo quello che è una visione della società reale, non quella che ci viene propinata dai social o da chi vuole farci credere determinate cose. La vita è fatta di atti di solidarietà. Quello che mi auguro personalmente, quando lo dico qualcuno sorride, che la piccola casa diventi sempre un posto più vuoto, perché la gente trovi un posto nella società dove vivere e vivere nella pace.